Ci sono persone che, ecco, offrono la propria sofferenza perché Gesù Cristo sia conosciuto, in silenzio, a casa loro. Ricordiamo quella che è stata un po' il simbolo, Santa Teresa di Gesù Bambino, che chiusa nel monastero ha pregato ed è stata nominata patrona delle missioni. Pensiamo a Padre Pio che è chiuso in questo convento per tanti anni, senza poter uscire, ed è stato missionario per tante anime. Concludiamo allora questo mese per le missioni. Concludiamo anche il mese mariano. Concludiamo questo mese così ricco di iniziative, però senza smettere di essere persone che pregano, persone che offrono la propria sofferenza, persone che pensano a testimoniare con la propria vita, col proprio atteggiamento, ed essere missionari anche a casa nostra. Che il Signore ci mandi il suo Spirito, che ci aiuti a realizzare anche a casa nostra la missione, anche nei nostri paesi la missione di annunciare con le nostre opere le grandi meraviglie, come dice la Madonna, le grandi meraviglie che Egli ha fatto e continua a fare per tutta l'umanità.